Bella a tutti, benvenuti qui al vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video di Fortnite. Perché, signori, volevo informarvi, per chi non lo sapesse, hanno introdotto dentro la mappa delle mappe segrete. Allora, ragazzi, come si fanno a trovare queste mappe? Niente di più facile. Ho visto, guardando anche un po' su YouTube, molta gente presumeva o diceva che c'erano dei posti predefiniti per poter ritrovare, e ragazzi, vi posso dire assolutamente che non è così. È un qualcosa che trovi, diciamo, random nelle casse, come se fosse un'arma. Chiaramente, ragazzi, è un oggetto raro, o anzi un oggetto leggendario, quindi oro, e ovviamente è abbastanza difficile trovarlo, e vi posso dire che è più probabile trovarlo nei loot degli avversari che magari avete ucciso. Ma non perdiamo altro tempo, ragazzi, vi lascio la clip del mio ritrovamento segreto della mappa del tesoro. Guardatevi il video. Ok, seguiamo un po' sta mappetta. Raga, l'ho trovata in una cassa, così, totalmente a caso, praticamente. Sto seguendo, vediamo dove mi porta questa mappona. Cioè, credo che devo seguire. Allora, vedo un fascio di luce. Vedo un fascio di luce, ragazzi. Ebbene sì, lì c'è qualcosa. Ci sono quasi. La maratona ho fatto. Oh my god, ma è dentro questa crepa? Ah, c'è una X, insomma. E quindi? Cosa devo fare? Ah, ma oddio! Oddio! Cazzo, effettivamente ci potevo anche pensare prima. Cosa ci sarà mai dentro, guaglio? Vediamo un po'. Oh, la Madonna! Che loot della Madonna, guaglio. Concettualmente basta, cioè trovi sta mappa qua e trovi un loot della Madonna e puoi andare a fightare, niente di... Se non mi davano qualcosa, che ne so, di segreto, incredibile, eccezionale, che potevo usare solo io, invece no. Ho trovato sta mappa, pensavo di trovare la skin più rara di tutto il mondo, e invece no, sono veramente deluso da questo. Quindi, raga, praticamente, se lo trovate, seguite, semplicemente vi porta lui, due picconate, viene su e trovate un loot totalmente oro. Adesso non so se è per mia sfiga, ma credo proprio sia così, dato che io proprio non godo di fortune nei giochi, perché sono fortunato in amore. Neanche. Ma ho trovato due K oro e due P90 oro. Adesso non so se puoi trovare quattro armi differenti, o se due uguali, o se è fatto apposta, perché magari, che ne so, giochi in due, quindi ti danno due armi simili, bla bla bla. Quindi non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Quindi, ragazzi, vi invito sempre a lasciare un like, perché sono il primo, l'anteprima mondiale, che ha trovato questa mappa in Italia, al mondo, in tutto il sistema solare. Quindi, ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video, bella!